Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli ha convalidato l'arresto del comandante del peschereccio tunisino Mohanel Ahmed, arrestato con l'accusa di resistenza e violenza contro nave da guerra e rifiuti obbedire a nave da guerra. Il trentenne, difeso dall'avvocato Francesco Gibilaro, durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei suoi confronti è stata applicata la sola misura cautelare del divieto di dimora a Lampedusa. L'uomo, come immortalato in un video diventato virale, dopo essere stato sorpreso a pescare in acque internazionali, avrebbe ignorato l'alt delle motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza e avrebbe invertito la rotta nel tentativo di fuggire. L'inseguimento in acque internazionali si è concluso dopo alcune ore. Le fiamme gialle hanno pure esploso diversi colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio. Il processo per direttissima proseguirà il prossimo 13 ottobre.